Anche gli animali possono occasionare un nocumento e per questo i proprietari possono essere appunto legittimamente condannati a risarcire i vicini qualora ci si trovi in un contesto condominiale. Di questo parla un'interessantissima sentenza della Cassazione che prenderemo in esame in questo video. Trovati sul nostro canale YouTube, oggi parliamo di un'interessante sentenza della Corte Costituzionale di Cassazione che ha ritenuto colpevole il proprietario di un cane laddove nel contesto condominiale questo cane, nella fattispecie Pitbull, arrecava continuo disturbo ai passanti. Questo cane veniva tenuto in un giardino, come spesso accade nelle realtà condominiali, vicino all'entrata e uscita del condominio. Naturalmente il cane continuava a aggredire, diciamo così, verbalmente a ogni passante e da qui è partita tutta un'azione giudiziale che si è conclusa con una sentenza della Corte di Cassazione, la 22.124 del 2022. Pochi giorni fa è stata emessa questa sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso del proprietario del cane che chiedeva la rivalutazione di tutti i mezzi istruttori discussi in primo grado, ma che nella sostanza ha riconosciuto ai sensi del 1138 del Codice Civile che da un lato si può detenere animali ovviamente domestici e quindi non si può vietare a un possessore di detenere questo animale, ma che la loro custodia è sempre affidata ai legittimi proprietari, i quali ai sensi del 2052 del Codice Civile hanno appunto questo obbligo di custodia che implica anche del fatto di dover rispondere dei danni cagionati agli altri, tra cui l'omessa custodia anche di cani di grossa taglia che possano comportare in questo senso l'accusa per atti persecutori, e qui torna in ballo il codice penale che divieta ai sensi del 612 appunto del codice penale commessi in danni dei vicini. I vicini naturalmente subivano questo continuo abbaio e queste aggressioni, diciamo, verbali da parte del cane, i quali avevano un forte e fondato timore che il cane li aggredisse. Proprio per questo motivo ha dovuto risarcire i vicini e rispondere anche delle spese processuali. Questo è uno dei vari temi trattati sul nostro canale YouTube, ma se vi interessa vi invito ad iscrivervi e tenervi sempre aggiornati.